Salve a tutti, sono Mattia, per le amiche più intime Mattioschi, e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto ancora una volta a una nuova puntata di Domande Nerd, la rubrica in cui io vi faccio le domande e voi mi date le risposte, perché domandare è lecito, ma rispondere è cortesia. Ci troviamo in un periodo in cui il genere dei cinecomics è particolarmente abusato e sia la DC che la Marvel hanno appena annunciato i loro piani a lunghissimo termine per gli anni a venire. Intendiamoci, io sto godendo come un mandrillo, per carità, anzi ringrazio mia madre per avermi partorito nel 1988, permettendomi così di vivere in prima persona la prima età d'oro di cinecomics, quella del Superman di Christopher Reeve e del Batman di Tim Burton, e questa seconda età ancora più splendente, ancora più magnifica per chi come me si spippetta tutto il giorno sui supereroi. Ormai stiamo vedendo trasposizioni di qualsiasi personaggio fumettistico esistente, ma c'è ancora qualcuno che manca alla lista, tipo il Nottolone. Quindi la domanda nerd di oggi è: quale fumetto vorreste vedere trasposto sul grande o piccolo schermo? E per fumetto intendo sia un personaggio specifico, sia una serie, sia una graphic novel. Quindi per intenderci, come risposta andrebbero bene sia Batman, sia The Walking Dead, sia Watchmen, se non fosse che questi tre sono già stati tutti trasposti con alterne fortune. Personalmente io aspetto da anni un bel film su Spawn. Proprio lui, Spawn, il personaggio creato nel 1992 da Todd McFarlane e che gode ancora oggi di una discreta popolarità. Certo, a voler essere precisi, è già stato tratto un film su di lui nel 1997, ma parlandoci chiaro, era una chiavica. Mi sembra quindi arrivato il momento di riportare in auge questo personaggio, soprattutto adesso che i fumetti al cinema hanno acquistato una loro credibilità e che soprattutto va di moda il dark, questa parola che vuol dire un po' tutto e un po' nulla. E cosa c'è di più dark di una creatura dell'inferno che si ritrova a combattere indistintamente contro demoni e contro angeli? Il fatto che si tratti di un antieroe e poi la ciliegina sulla torta. Ma adesso la palla passa a voi, quindi quale fumetto, quale serie o quale graphic novel vorreste vedere trasposti, trasposta o trasposte sul grande schermo? Nella prossima puntata di Risposte Nerd analizzeremo assieme i commenti più divertenti, curiosi e sbarazzini, quindi mi raccomando, motivate bene la vostra scelta. Quindi non mi rimane altro da fare che darvi appuntamento alla prossima puntata di Risposte Nerd. Spadunsh, spadunsh, spadunsh.